Siamo qui con Anna Laura Bacchini, organizzatrice della mostra L'altra Venezia. Nel manifesto si elencano molti tipi di Venezia. Qual è quella che preferisce? Io sono affezionata alla Venezia in generale. E L'altra Venezia viene un po' dal mio marchio, diciamo l'altroverso, perché cerco di guardare le cose da un altro punto di vista. E in particolare con questa mostra ho voluto mettere in evidenza i vari aspetti della Venezia, no? Cioè c'è la Venezia che vivono i livornesi doc, cioè anzi i veneziani doc, che la considerano una loro creatura, c'è la Venezia dei livornesi che comunque la vivono più di notte, e la frequentano come sappiamo, c'è la Venezia dei turisti che la scoprono, e questa è la cosa più interessante, perché secondo me la Venezia, ma in generale Livorno, non è sempre una sorpresa per chi la scopre. Di solito Livorno viene considerata un porto di scambio, di arrivo, di partenza, un luogo industriale, poco, come dire, poco affascinante, poco seduttivo. E invece ho notato un po' negli anni, col mio lavoro, insomma, che chi arriva di solito rimane sempre veramente affascinato, in particolare dalla Venezia, con i suoi canali, con la sua caratteristica. Di una cornice con lo sfondo della Venezia. Nasce un po' quasi da, prima di tutto da una casualità, perché l'effetto Venezia è stato un po' improvvisato quest'anno, per cui ho dovuto inventarmi all'ultimo un'idea. Mi ha colpito l'immagine, passeggiando al mercato, pochi giorni fa, insomma, sacerdote che viaggiava, camminava nel mercato con una cornice a spalla. E questa cosa mi ha colpito positivamente, era affascinante. E da lì, insomma, una serie di, come dire, di pensieri collegati fra loro, e ho pensato che poteva essere questo gioco di parole, no? Quando si dice siamo nella splendida cornice di un luogo, in particolare della Venezia, che l'ho voluto concretizzare questo gioco di parole come pretesto. Non so se vi ricordate, l'anno scorso avevo giocato con la poltrona, c'era l'altra poltrona nel luogo dove esponevo l'anno scorso, avevo posizionato una semplice poltrona e le persone si sedevano e si fotografavano, e ho capito che alle persone fa piacere, ecco, questo dialogo diretto con l'art, con il design, molto anche, come dire, non troppo reverente, senza un senso di riverenza particolare, però di curiosità. E quindi mi piace questo rapporto con le persone e lo voglio continuare anche in futuro. Per esempio domenica farò un piccolo set fotografico proprio in Venezia sui canali. Ho annunciato questa cosa, spero che verranno un po' di persone, e allora si fotograferà veramente nel quartiere, quindi nella vera cornice della Venezia, che spero di valorizzare.